mai sentito voi fino a sera. Biciclette che sono vere e proprie opere d'arte realizzate con soluzioni tecniche all'avanguardia e divenute nel tempo preziosi oggetti da collezione. Si intitola Azzurro Beltramo, la mostra commemorativa che si è tenuta a Palazzo Cisterna nella giornata in cui la sede della città metropolitana era aperta al pubblico in occasione delle visite guidate. L'invito agli appassionati delle due ruote per ricordare la figura di Lino Beltramo è venuto da Marilena Beltramo, la figlia dello storico costruttore torinese di biciclette, la quale ha promosso l'evento in collaborazione con l'Associazione Velocipedistica Piemontese e la Città Metropolitana. L'importanza della figura di Lino Beltramo è stata sottolineata dal giornalista Beppe Conti, che ha presentato nell'occasione il suo libro La grande storia del ciclismo. Il volume dedicato alla biografia di Lino Beltramo e alle sue biciclette è stato invece illustrato dall'autore Francesco Di Sario. Le biciclette sono tutte costruite da mio papà, Lino Beltramo, ed erano biciclette speciali perché lui aveva trovato delle soluzioni nuove per renderle più leggere, per renderle più belle, insomma. Era molto bravo, ecco, devo dire, anche se non dovrei. Perché un po' di emozione stamattina? Molta, molta, soprattutto per incontrare tante persone che erano affezionate a mio papà, che frequentavano la bottega di mio papà e che rivedo con tanto piacere. Beppe Conti, nel tuo libro che hai presentato oggi, La grande storia del ciclismo, si racconta anche il ciclismo eroico, che è quello di questi corridori che andavano a farsi fare le bici su misura da Lino Beltramo. Da artigiani che erano veramente degli artisti, andavi a prendere le misure e ti facevano le bici su misura come ti fanno un vestito. Erano i grandissimi artisti dell'epoca e sì, racconto il ciclismo glorioso di Torino, del Piemonte, e di un'epoca che purtroppo non c'è più, ma che è sempre bello ricordare, quando Torino era capitale del ciclismo e c'erano tantissimi campioni. Dalla metà dell'Ottocento fino a oggi, fino al 2015, c'è tutta la storia del ciclismo nel tuo libro. È cambiato qualcosa al di là della tecnica e della passione, che ovviamente cambiano nel tempo, nel ciclismo amatoriale, nel ciclismo dilettantistico e in quello professionistico? Ma guarda, c'è un comune denominatore oggi come allora, che è la fatica, perché questo è lo sport in assoluto di tutti, a mio avviso, il più faticoso. Pensa solo alle condizioni atmosferiche, come influiscono nel ciclismo. Prima si parlava di corridori con le dita dei piedi congelati e le dita delle mani congelate per aver gareggiato sotto la neve. Pensa quando una corsa ti propone 40 gradi all'ombra d'estate al Tour de France. Quindi pensa solo alle condizioni atmosferiche e quanto influiscono su una corsa, e poi la fatica di scalare le montagne. Quindi c'è questo comune denominatore. Per il resto è cambiato il mondo, è cambiato anche il ciclismo.